Non è un film, ma è ciò che sta veramente accadendo al nostro mare. A causa dell'aumento della temperatura globale, anche il Mediterraneo, che è un mare semichiuso, si sta scaldando. Ciò fa sì che specie tipiche di mari più caldi, arrivate con navi provenienti da ogni parte del mondo o attraverso collegamenti artificiali, come il canale di Suez, si insedino stabilmente nei diversi habitat, competendo e spesso vincendo contro gli organismi indigeni. Di chi stiamo parlando? Non solo pesci, meduse o alghe, ma anche vermi, crostacei, molluschi ed echinodermi, organismi grandi all'incirca come un chicco di riso, difficilissimi da vedere facendo snorkeling, popolano il fondo del mare, vivendo sulla sabbia, nel fango, sulle rocce, tra le alghe. Possiamo però studiarli grazie ai microscopi, che ci permettono di ingrandirli e vederli in tutto il loro splendore. Prima li catturiamo e poi in laboratorio, conservati in acqua di mare o in sostanze fissative che li mantengono integri, li analizziamo. Il riconoscimento delle specie ci ha permesso di scoprire la presenza di animali mai segnalati nel Mediterraneo. Ormai siamo spettatori di questa invasione, un fenomeno che in natura sarà già successo molte volte nelle ere passate.